Buonasera a tutti, ben ritrovati dal nostro quartier generale di Milano. È lunedì 11 novembre, da Matteo Ponzano una buonasera a tutti. Andiamo immediatamente da Andrea Cecconi, che vedo già collegato con noi da Roma. Buonasera Andrea, benvenuto sulla cosa. Buonasera a tutti, ciao. Ok, ciao Andrea. Allora Andrea, grazie innanzitutto di essere Mi qui. senti? Sì, ti sentiamo perfettamente, c'è solo un po' di ritardo dovuto Ok. alla connessione internet. Starò attento a farti delle domande e poi a zittirmi per una decina di secondi, giusto il tempo che ti raggiungano i pacchetti di byte attraverso la rete di Google. Allora, ti abbiamo invitato e ti ringraziamo per essere qui con noi questa sera perché Perfetto. oggi c'è stato un'interessante conferenza sul tema sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Sappiamo che il nostro sistema sanitario è un sistema molto complesso, direi oneroso, ma che fino ad adesso almeno ha garantito questo indispensabile, inderogabile diritto sancito dalla nostra Carta Costituzionale, ovvero quello della solidarietà, sussidiarietà e universalità. Per esempio, lo abbiamo rapportato spesso al sistema sanitario nazionale americano per far capire quali possono essere le differenze appunto di trattamento del malato e della difesa della salute dei cittadini dal punto di vista del nostro paese. Ecco, ci piacerebbe che ci raccontassi com'è andata questa conferenza, di che cosa avete parlato e poi cominciamo a farti anche un po' di domande. Raccontiamo qual è la posizione del Movimento 5 Stelle proprio in tema di sanità. Sì, noi abbiamo organizzato questo convegno, questo incontro con un medico e un tecnico che provengono tutti da esperienze in emergency, quindi in attività fatte all'estero, in ospedali da campo, in situazioni molto difficili. E l'abbiamo invitata perché durante tutto il percorso che è stato fatto qui in Parlamento, tutta l'indagine che è stata fatta per capire quali sono le criticità del nostro sistema sanitario nazionale. Abbiamo ascoltato università, abbiamo ascoltato i ministeri, la Corte dei Conti, tutta l'Associazione dei Medici, l'Associazione dei Cittadini, ma nessuno dei nostri colleghi era mai venuto in mente di poter ascoltare delle persone che giornalmente stanno sul campo, che giornalmente lavorano e vivono in mezzo ai cittadini, in mezzo ai pazienti, sicché abbiamo prima fatto richiesta ufficialmente di poter audire in sede di indagine conoscitiva queste due persone. Nel momento in cui ci è stata vietata, abbiamo deciso comunque di organizzare un convegno per noi e anche per i colleghi di altri partiti per an analizzare anche, sentire la voce anche di chi tutti i giorni lavora negli ospedali, italiani o stranieri, si adopera per fare un servizio di salute efficiente ed efficace che normalmente non viene mai ascoltato dalla politica, invece è forse arrivato il momento che la politica incominci anche ad ascoltare le persone che vengono, diciamo, dal basso, quelli che giornalmente vivono la sanità e dalle quali si possono prendere degli spunti anche molto interessanti per rendere il Certo. servizio sanitario nazionale migliore e più alla portata del cittadino. Ecco, ascoltati oggi, qual è il quadro, anche se temo un po', il fatto che possa essere abbastanza impietoso, il quadro presentato da queste persone che, come dicevi tu, quotidianamente si impegnano, sono sul campo tutti i giorni? No, il quadro è certamente impietoso, non avevamo bisogno di ascoltare loro per capire che la sanità in Italia è ormai allo sfacelo. È sufficiente fermare qualsiasi cittadino per strada per rendersi conto che il sistema sanitario nazionale non funziona e anzi sta andando veramente verso il baratro. Più tempo passa e più ci rendiamo conto che tutti i soldi che gli sono stati tolti, incominciamo a pagarli seriamente sulla pelle, dei nostri cittadini. Noi, abbiamo sentito loro che invece hanno portato avanti, delle idee, degli spunti, veramente interessanti ed efficaci che potrebbero rendere, il nostro sistema con delle riforme anche di poco conto, senza pensare alle grandi riforme strutturali, alla sanità del 3000, quando non siamo in grado neanche di garantire la sanità del 1800 in alcune parti dell'Italia, e che potrebbero far risparmiare una grande mole di denaro alle casse pubbliche, denaro che non dovrebbe ovviamente venire destinato ad altro, ma reimpiegato all'interno del sistema sanitario nazionale per dare più salute, per dare ai cittadini più sanità.
che è proprio quello che in questo momento manca. Andrea, poi insomma, ho già visto delle domande interessanti che ripeto a tutti e lascerò verso la fine di questa chiacchierata. Si è sentito spesso parlare di rapporto pubblico-privato. Ci può essere una posizione, una condizione in cui questo rapporto appunto possa diventare virtuoso in queste politiche sociosanitarie, laddove il pubblico partecipa, il privato quando non riesce a produrre, eccetera. Ne abbiamo sempre sentito parlare, che è stato purtroppo un po' il cavallo di battaglia di alcune operazioni non proprio trasparenti, anche di costruzioni di ospedali al sud, eccetera, di soldi pubblici che come al solito se ne vanno. Ecco, c'è una condizione dove si possono mischiare le due cose e in questo momento nel nostro paese qual è l'equilibrio tra le due. No, purtroppo in questo momento nel nostro paese l'equilibrio non è stato creato, non è stato creato proprio dalla politica che non l'ha voluto creare, perché attualmente pubblico e privato vivono in un sistema di concorrenzialità, cioè nel momento in cui il privato agisce meglio, il cittadino è più tentato ad andare nel privato, non andare nel pubblico e il pubblico non ne ha beneficio, ne ha beneficio le casse invece del privato. Il sistema che invece funziona anche in altri paesi europei, pensiamo a paesi del nord Europa, e dove il pubblico si indirizza verso il privato nel momento in cui non ha lui le possibilità di fornire un servizio ai cittadini. Per capirci, attualmente in Italia noi abbiamo un ospedale da una parte della strada che è pubblico e l'altro che è privato dall'altra parte della strada, che fanno esattamente tutte e due le stesse identiche cose. E sia che nel pubblico sia nel privato è sempre la cassa Stato che paga la prestazione ai cittadini. Mentre invece il sistema che potrebbe funzionare, anzi che abbiamo ragione di credere che funziona, visto che abbiamo degli esempi virtuosi all'estero, è che l'ospedale pubblico magari deve fare 100 appendiciti al mese, però ha il personale e gli infermieri soltanto per farne 80, soltanto la quota di 20 la va a acquistare dal privato, oppure chiede al privato di venire all'interno della struttura privata con il suo pool di medici e di infermieri ad operare all'interno della struttura. Questo permetterebbe prima di tutto di avere un investimento controllato, perché io vado a spendere i soldi solo nel momento in cui ho bisogno di spenderli e non dandoli a pioggia anche ai privati. Secondo, ci sarebbe anche un controllo da parte dell'amministrazione pubblica nell'operato del privato, perché il privato opererebbe all'interno di un servizio pubblico o comunque sotto lo stretto controllo del pubblico, cosa che in Italia non sta assolutamente avvenendo. Basta ricordare alcuni scandali avvenuti anche nel nord Italia, in Lombardia e Milano, dove si operavano persone che non avevano alcuna malattia o anziani che non c'era alcuna ragione per fargli un'operazione chirurgica e lo facevano soltanto perché fare quell'operazione per il privato corrispondeva a un indennizzo da parte dello Stato anche considerevole. Ecco, ci sono due aspetti fondamentali che mi piace cioè, di mettere in luce. Da una parte, questo spostamento che c'è stato negli ultimi, diciamo, 5-6 anni soprattutto, mi ricordo un'intervista, un intervento di Gino Strada, per esempio, in una trasmissione televisiva dove diceva: Ma siamo impazziti perché di fatto la sanità pubblica deve garantire appunto la tutela della salute dei cittadini e non deve essere spinta verso appunto un'idea di privatizzazione perché significa dare i soldi pubblici a quegli ospedali solo in base al numero, per esempio, di interventi che fanno, perché di fatto si costringerebbe il medico a delinquere, cioè a cercare a tutti i costi di curare appunto come stavi dicendo tu in Lombardia. Dall'altra parte il tema, essendo purtroppo noi in Italia, del controllo. In questo momento c'è un palese conflitto di interessi perché le regioni praticamente devono controllare se stesse. Ecco, come si potrebbe risolvere questa cosa, per esempio, con un sistema terzo, che ne so, di controllo super partes e dall'altra parte quanto è giusto? Perché anche in chat in questo momento dicono no, in Italia il rapporto tra pubblico e privato deve rimanere assolutamente separato, come dice Sergio da Ventimiglia.
Guarda, è stato proprio un tema, diciamo, importante, anzi quasi centrale dell'incontro che abbiamo avuto oggi qui alla Camera dei Deputati, quello del sistema di controllo. Proprio perché in Italia non esiste assolutamente un sistema né statale, ma né tantomeno anche regionale di controllo di quello che fanno sia gli ospedali pubblici sia gli ospedali privati. Ma siamo assolutamente indietro, anni luce rispetto ai paesi europei, non abbiamo nessun dato digitale, non sappiamo quello che succede all'interno dei nostri ospedali, quanto sbagliano oppure neanche quanto fanno bene, perché alcuni ospedali fanno anche bene, e senza avere una rete che allo stato attuale, nel terzo millennio, è il minimo che si possa chiedere a un'amministrazione pubblica trasparente, in cui i dati vengono messi in rete e chiunque, anche un legislatore, quindi un parlamentare, piuttosto che un ministero, ma anche un libero cittadino, può accedere e verificare cosa sta succedendo all'interno di un ospedale pubblico, ci pare proprio il minimo sindacale che si possa chiedere. Ma rispetto alla domanda che fa il nostro amico che ci sta ascoltando, che pubblico e privato devono rimanere separati, chiaramente non ci deve assolutamente essere un sistema di commistione come è attualmente in atto in Italia, per cui abbiamo strutture pubbliche che operano mediante le prestazioni anche di medici che lavorano sia nel pubblico che nel privato, o che di giorno fanno le operazioni all'interno dell'ospedale pubblico, fanno le visite all'interno dell'ospedale pubblico, poi indirizzano i loro pazienti in cliniche private per fare la riabilitazione o per fare altre prestazioni. Questo non è il sistema di utilizzare il privato che noi vogliamo. Il fatto che allo stato attuale il Servizio Sanitario Nazionale, cioè le strutture pubbliche, non sono in grado di dare tutte le prestazioni in un tempo, diciamo, decente o utile ai cittadini, è un dato di fatto che non possiamo assolutamente chiudere gli occhi e dire che non esiste. E il privato deve intervenire soltanto nel momento in cui c'è una carenza e non sovrapporsi o in alcuni casi anche eliminare il pubblico e fare solo il privato. È soltanto un sistema di compensazione che in alcuni casi può essere utile, non sempre, e va valutato caso per caso. E Gino Strada, noi l'abbiamo anche incontrato quando abbiamo incontrato sua figlia, quando c'era stato a Livorno il suo festival nazionale, ha perfettamente ragione nel momento in cui dice che noi circa 20 anni fa abbiamo completamente sbagliato la strategia politica in questo paese, in cui abbiamo deciso che le aziende sanitarie diventassero delle aziende, infatti le chiamiamo aziende sanitarie locali, e far diventare un servizio pubblico universale che dovrebbe essere accessibile a tutti i cittadini, in egual misura a tutti i cittadini, un'azienda che in qualche modo deve far quadrare i conti, deve stare attenti ai profitti o alle spese, non è assolutamente, non sono assolutamente valori indicizzabili nel momento in cui la salute deve essere salvaguardata e tutelata. E una cosa che dice, che mi preme sempre ricordare, che è una domanda che lui fa solitamente al pubblico: ma secondo voi quanti soldi devono essere spesi per la salute dei cittadini? E la risposta è: quelli che vanno spesi, né un euro di più né un euro di meno. Effettivamente il tema è questo. Però purtroppo viviamo in un momento storico, in un periodo in cui le risorse sono fortemente limitate, stiamo lottando e facendo veramente moltissima fatica affinché il Ministero dell'Economia non tolga altre risorse al Servizio Sanitario Nazionale, perché questo è il rischio tangibile, l'hanno già minacciato e abbiamo paura che prima o poi lo facciano, che tolgono altri soldi alla sanità pubblica, praticamente smantellandola completamente e indirizzando quindi verso il privato la risposta ai problemi di salute degli italiani. Sicuramente è incredibile appunto che si possa spingere a una privatizzazione del concetto stesso, dell'essenza stessa di sanità pubblica, proprio perché, come dicevamo prima, si spingerebbero i medici a, tra virgolette, delinquere, nel senso che converrebbe di più il fatto che ci fossero sempre più malati. Per quanto mi riguarda, bisognerebbe spendere molti più soldi in prevenzione, evitare Esatto. cose di cui ti sei occupato, insomma, in maniera decisa, ovvero la ludopatia, insomma, se parliamo di tutti questi soldi. E lì, per esempio, i soldi li hanno trovati per scontare più di 2 miliardi di euro. Quando il presidente del Consiglio Ricoletta dimostrerà davvero di avercene quelle balle e di venire a dire in faccia agli italiani in pubblico perché
perché sono stati condonati quei soldi, soprattutto a chi giova questa cosa. Allora Sergio ti risponde, ti ringrazia e dice che però ci sono troppe possibilità di raggiri contabili per eludere la situazione e il conflitto di interessi. Fa l'unica soluzione, secondo me, sarebbe pagare il medico 5.000 euro al mese, ma con il divieto di avere strutture private, nemmeno per interposta persona. Non so che cosa ne pensi, ma potrebbe essere un'idea. No, è chiaramente noi viviamo in un paese Italia, ci rifacciamo sempre alla sanità anglosassone o nord-europea, che ovviamente è perfetta, funziona benissimo. Purtroppo dobbiamo anche comprenderlo che noi siamo italiani, non siamo svedesi o inglesi, quindi abbiamo a che fare con un altro genere di amministratori, un altro sistema politico e che quindi tutto quello che viene fatto anche in apertura comporta dei rischi seri per i cittadini e per le casse dello Stato e quindi è chiaramente ritorno al sistema di controllo, soprattutto se terzo, perché a noi manca totalmente un sistema di controllo terzo, mentre ce l'hanno in tutto il mondo, potrebbe essere una parte della soluzione, perché se tu hai un sistema sopra le parti che verifica quello che tu stai facendo, non è una regione che verifica i suoi ospedali se stanno operando meno male. Certo. Certo che se quel sistema di controllo super partes, gli amministratori e chi decide viene di nuovo nominato dalla politica, saremmo dal pu punto a capo, perché forse fino a 20 anni fa noi eravamo un'eccellenza anche per tutto il mondo nella sanità, tanto è vero che i nostri grandi professionisti hanno operato e fatto le prime operazioni a cuore aperto, ma ne ricordo tantissime, però proprio perché forse non c'era la politica di mezzo, quando la politica è entrata anche nella sanità pubblica e ha cominciato a nominare i propri uomini e donne, evidentemente si è sfaldato qualcosa. C'è una battuta che ti faccio, non so insomma, se la conosci questa questione, però forse sì. A quanto pare, dice Pat Garrett, ci sarà addirittura un sito, così ritorniamo a parlare di pubblico-privato, che elencherà gli ospedali più performanti per creare una competizione tra le eccellenze. Lo ha detto la Lorenzin, ma siccome io non credo alla Lorenzin, che ne pensa Andrea? È vero? Che Guarda, significa? questa è una grandissima boiata che ha detto la Lorenzin in una trasmissione televisiva, mi ricordo se era Porta a Porta o qualcosa, insomma, della stessa stazza, in cui diceva che lei voleva creare il TripAdvisor degli ospedali, cioè fare praticamente una classifica fatta dai cittadini per cui se te ti trovavi bene in un ospedale a fare una prestazione gli davi la stellina oppure se ti trovavi male facevi il commento negativo. C'è un'agenzia in Italia che si chiama Genas che fa questo genere di controlli e a nostro parere erroneamente ha divulgato una lista di ospedali performanti o meno in rete, per cui alcuni cittadini che l'hanno trovati in rete per poco tempo hanno incominciato a chiamare l'assessore regionali delle varie regioni dicendo come questo c'è il bollino rosso, com'è che lo tieni ancora aperto? Perché il tema è certamente che bisogna sapere quali sono gli ospedali che funzionano e gli ospedali che non funzionano, ma la soluzione non è mettere in rete la loro performance, la No, soluzione è andare a renderli modificare, esatto, certo. andare a modificare il perché un ospedale ha il bollino rosso e un ospedale, magari nella stessa regione o a pochi chilometri di distanza, ha il bollino verde. Quindi fare la propaganda alla TripAdvisor di un servizio pubblico che dovrebbe essere funzionale da Pordenone a Trapani ci pare un metodo poco Vero, vero. oculato di fare l'amministratore Non ci avevamo pensato a TripAdvisor, ma il concetto è proprio quello. Se sei un cliente soddisfatto, roba da matti. Ma forse perché nella loro testa è una maniera, di dichiarare appunto la trasparenza, di far vedere che anche loro sanno utilizzare lo strumento internet per rendere più trasparenti le pratiche. In realtà non ci vorrebbe la lista, ci vorrebbe un'unica lista dove c'è scritto Sanità italiana, voto 9, va? Non esageriamo, diciamo 9, ci basterebbe il 9. Andrea, ci sono stati degli altri temi, insomma, sull'argomento sanità che il Movimento 5 Stelle ha affrontato. Per esempio, ne leggo un paio, uno dietro l'altro, l'obbligo di ricettazione di farmaci generici, una più ampia condivisione e omogeneizzazione fra regioni e rimborsi di DRG, la definizione su base nazionale dei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. Esatto.
E poi questa e-prescription che io non conoscevo, cioè il colloquio informatico per la ricettazione fra medico di famiglia e farmacie. Ci fai una disamina molto ampia, rimanendo su questi temi? Sì, guarda, è un sistema che utilizzano le prescription, tanto per prendere l'ultimo punto, che utilizzano bene in Svezia, che era in sperimentazione fino a poco tempo fa, invece adesso è in più vigore, che gli ha fatto risparmiare milioni e milioni di euro, per cui il medico, quando uno va dal suo medico di famiglia, al suo medico di medicina generale, e il medico tira fuori il suo blocchetto rosso in cui scrive il farmaco, lo strappa e te lo dà nelle mani, in Svezia è completamente tutto digitale, per cui il medico ti fa la ricetta, la fa a computer, la ricetta a te nelle mani non te la dà, a te cittadino. Tu, cittadino, esci dall'ambulatorio medico, vai in qualsiasi farmacia del territorio con il tuo codice fiscale, loro risalgono la ricetta fatta dal medico e ti danno il farmaco prescritto. Questo cosa comporta? Comporta prima di tutto che non ci possono essere errori di prescrizione, nel senso che il medico magari scrive un farmaco, il farmacista capisce male, legge un altro tipo di farmaco e ti dà il farmaco sbagliato. E questo già gli ha abbassato notevolmente i rischi e le denunce che hanno ricevuto come servizio sanitario svedese. Secondo, lo Stato, anche le regioni, hanno in tempo reale quanto un medico prescrive, cosa prescrive, quanto tu cittadino stai consumando, che farmaco viene dato dalla farmacia al cittadino, quindi hai immediatamente il colpo d'occhio di che farmaci si stanno prescrivendo, se c'è un abuso da parte dei medici di medicina generale nel prescrivere alcuni farmaci o alcuni antibiotici, e quindi gli ha permesso di fare un'analisi territoriale dei medici territoriali per dire richiamarli, fare dei corsi di aggiornamento, Tra l'altro per questo sarebbe fattibile da indirizzare meglio. subito, no? Sarebbe fattibile da subito per il semplice motivo che non si prevede l'obbligo del cittadino di essere connesso alla rete, quindi il problema dell'Italia, del No, no. digital divide, degli anziani, che cioè è il medico, gli si installa la Esatto, DSL, come ci avrà il computer, anzi ce l'hanno già tutti i medici, e quindi in tempo reale tra loro le farmacie attraverso il sistema sanitario si triangola. Mi sembra un'ottima sì, soluzione. questa è una soluzione che costerebbe Costa zero, veramente cioè po pochissimo. pochissimo. I medici sono già tutti in rete perché per i giorni di malattia devono fare il certificato all'INPS digitale o comunque le ricette dovrebbero, non so se lo stanno facendo tutti i medici, scriverle solo esclusivamente attraverso la stampante del computer, così non è, il farmacista non deve più intelleggere quelle scritture assurde da medico incomprensibili. Quindi sarebbe soltanto da fare, spendere qualche migliaia di euro in un software da distribuire a tutti i medici di medicina generale e metterli in rete, medici e farmacie. Costerebbe Magari un veramente software pochissimo. open source fatto fare dalla rete, perché se lo affidiamo ai soliti noti, magari sono capaci anche di farci fatturare tipo 30-40 Sì. milioni di euro per un software, perché è molto complicato. Conoscendo i nostri polli, potrebbe essere possibile. Conoscendo sì, i politici italiani, sì. Allora, io leggo ancora un po' delle domande dei ragazzi. Mi era venuta in mente una domanda, ma poi me la sono perduta. Allora, Matteo, chiedi ad Andrea perché non ritirano i farmaci. Ah, no, aspetta, sì, adesso poi faccio la domanda, Mike, scusami. Tra l'altro, questa cosa che hai spiegato della e-prescription, io non lo so se potrebbe influire o meno, però mi ricordo un servizio di report della Gabanelli dove c'era Sì. l'intercettazione telefonica di uno di questi medici, mi pare della Santa Lucia, ma insomma, poco importa, poi faremo vedere il video, che parlando con l'infermiera o con la sua segretaria gli diceva: "Oh, ma ti sei ricordata di infilarmi in macchina le garze, eccetera?" Perché sto qua aveva praticamente il suo studio privato e si riforniva di tutto il materiale, chiedeva anche del Malox, ma come, non mi hai messo neanche un po' di Malox? E lui prendeva dalla struttura pubblica tutto il materiale per poi riempirsi il suo studio privato. Forse con questo sistema di digitalizzazione si potrebbe anche tenere più alta, così l'attenzione, fare un controllo più serrato anche su eventuali forniture di tutto quello che è il materiale poi medico, perché anche lì sappiamo che in Italia c'è un grandissimo pullulare di persone che si infilano, di aziende che hanno lucrato ai danni dello Stato, perché tanto una volta che Pantalone ha pagato il materiale, poi finisce. Non so se avrebbe senso, o l'e-prescription è completamente un'altra cosa. No, diciamo che noi in Italia siamo i maghi del fregare l'altrui e anche un dipendente del servizio pubblico, in questo caso del Servizio Sanitario Nazionale, ruba la sua
azienda per fare gli interessi propri. È una cosa che probabilmente nel privato non ha ragione di esistere, non succederebbe mai, ma abbiamo questo modo di agire, cioè abbiamo della gente veramente, soprattutto amministratori, perché sto parlando anche di dirigenti, ma in questo Certo. caso medici o infermieri, perché capita che anche gli infermieri rubano, si appropriano del materiale all'interno delle strutture per poi fare le iniezioni piuttosto che le flebo a domicilio dei pazienti, anche se non potrebbero. Esistono in alcuni ospedali un pochino più avanzati, un pochino più virtuosi, dei metodi di approvvigionamento in digitale, per cui l'azienda non si accorge immediatamente che sta accadendo un illecito, ma nel giro di qualche settimana o qualche mese si rende conto di quanti farmaci vengono ordinati, di quanti farmaci vengono prescritti, di quanto materiale viene utilizzato. Quindi se c'è un calcolo erroneo, evidentemente in quel reparto, in quella struttura sta succedendo qualcosa. Esistono i sistemi di controllo, esistono, soprattutto in un'era digitale come la nostra, hanno un costo, diciamo, limitato e hanno anche un'efficienza, un grande livello di efficienza, anche per cui i dati poi sono esportabili e trasportabili a chiunque. Manca soltanto la volontà politica o anche la visione amministrativa, dirigenziale di andare verso quella direzione, perché l'hai ricordata anche tu, la maggior parte dei dirigenti delle Sono di nostre nomina aziende politica. sanitarie sono di nomina politica. Noi abbiamo una proposta di legge depositata che rivede tutta la nomina sia dei primari che dei direttori generali. Abbiamo ragione di credere che abbiamo anche buona possibilità di poterla discutere in commissione in aula, all'inizio del prossimo anno. Mi viene da dire che è ovvio che ci sia questa reticenza da parte di una certa politica proprio per questo motivo, perché rendere così trasparente evidentemente sarebbe anche un problema appunto per quelli che hanno mangiato, che vogliono continuare a mangiare. In tema proprio di farmaci, intanto Andrea ti chiedo una solo una cortesia, se puoi allontanare leggermente il microfono dalla tua bocca, perché ogni volta che inspiri e respiri c'è l'effetto tifone asiatico e me lo chiedono insistentemente in chat, ti chiedo scusa. Mike dice, ed è una notizia che io avevo letto, tu che sei in commissione sanità ne sai sicuramente più di noi, perché in Italia non vengono ritirati quei farmaci riconosciuti pericolosi per la salute come l'Aulin? Ricordiamo il nimesulide, per esempio, che è il principio attivo dell'Aulin, è già stato ritirato nel lontano 2002 da paesi, non paesi, la Spagna per esempio, la Finlandia, mentre in Italia si continua a poterlo acquistare, nonostante i conclamati problemi di danni collaterali su diversi pazienti, leggo danni al fegato, principalmente all'apparato gastroenterico, insomma, causati proprio dalla nimesulide. E già la Commissione europea raccomanda ai vari paesi dell'Unione di evitare ogni possibilità d'uso cronico della nimesulide. Perché in Italia non succede? Guarda, la questione del nimesulide, come tanti altri farmaci che all'estero sono stati ritirati, ma in Italia ancora sono di uso comune, in Italia è stato semplicemente limitato, l'uso, nel senso che mentre prima chiunque andava in farmacia, chiedeva il mesulide, gli veniva dato senza ricetta medica. Adesso, c'è l'obbligatorietà di una prescrizione del principio attivo, ma questo è assolutamente insufficiente, comunque insufficiente rispetto a quello che è accaduto negli altri paesi, dove si è riscontrato comunque, nei pazienti un effettivo danno alla salute, anche a livello del fegato, a livello dell'apparato gastroenterico. Questo non succede, non è, compito del Parlamento, poter autorizzare o meno l'immissione in commercio di un farmaco, ma è compito del Ministero e dell'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco Italiana, che ha praticamente in mano il pallino e decide quale farmaco può entrare in commercio, quale farmaco deve uscire dal commercio, e se non lo fanno, la ragione per cui non lo fanno ovviamente è da leggere, dal punto di vista italiano, è perché c'è qualcuno che da questo non averlo tolto dal commercio ci ha guadagnato qualcosa. E ovviamente l'Europa si è espressa. In ogni caso sono sui dei tavoli europei alcuni
alcune risoluzioni. Molto probabilmente uscirà anche una nuova normativa sui farmaci, sull'impiego dei farmaci all'interno dell'Unione Europea. Questa è una questione che assolutamente va risolta, perché è assolutamente impensabile che uno che è un francese, il Mesolid, gli hanno detto che fa male, dà degli effetti collaterali anche gravi, viene in Italia, lo trovi e lo puoi dare anche a un bambino di 12 anni. Parliamoci chiaro, qui c'è una questione, una mala gestione della cosa pubblica, probabilmente ci sono degli interessi privati a posteriori, che ci sono in tante altre cose, e anche in questo caso sono abbastanza evidenti, perché non c'è nessuna ragione per cui un farmaco che poi ormai è fuori brevetto, non c'è più una casa farmaceutica dietro che ha modo di lucrare Sì, come in un farmaco di nuova perché ha generazione, l'esclusiva, esatto. certo. Esatto, Però quindi. la domanda successiva allora è, e poi so già la risposta, ma facciamoci pure del male anche alle 18:38 di questo lunedì 11 di novembre, la commissione che approva questi farmaci è collegata in qualche maniera a qualche politico o a politici vari o a lobby farmaceutiche o no? Secondo te, senza adesso andiamo a beccarci delle Guarda, querele, eccetera, però per sì, capire da chi è certo. composta. No, certo. Guarda, il palazzo dell'AIFA è qui a 200 metri da Montecitorio. È un ente totalmente pubblico, quindi le nomine e i dipendenti sono dipendenti pubblici. Loro ovviamente garantiscono il loro stato d'autonomia, come potrebbe essere una qualsiasi autorità di vigilanza, come la Consob, per esempio. Chiaramente è inutile che io sto qui a dire che qualche commistione tra politica, case farmaceutiche e agenzie di controllo c'è. Non è, ovviamente nessuno ha il cerino in mano, dirà è colpa tua o è colpa del dirigente o il direttore generale, però come con la questione del gioco d'azzardo anche le lobby farmaceutiche hanno una forte influenza sulla politica, l'hanno dimostrato in passato, lo dimostrano ancora tuttora ed è chiaro che c'è qualche politico che è al soldo di queste aziende. Ed è impossibile nasconderlo. È un sistema che ci portiamo indietro ormai non da tutta la Seconda Repubblica, ma da molto prima della Prima Repubblica, ed è un sistema che noi riusciremo definitivamente a estirpare solo nel momento in cui questa gente se ne va definitivamente a casa e non ha più modo di mettere mano in questi centri di potere. Senza ovviamente, appunto, come dicevi tu, rievocare i casi del celebre, per esempio, Poggiolini e di tanti altri casi di malasanità dove appunto ministri erano uniti anche dal vincolo più carnale, quello del matrimonio, vincolo oltre quello di sangue, appunto, con presidenti non mi viene in mente mai l'associazione della farmaindustria, insomma, quella. Sì, no, certo, Farmindustria è la più grande portatore di potere a livello italiano, ma la Lorenzin, per quanto se ne possa dire, non è una persona estremamente competente Beh, non ha un in diploma di sanità. liceo classico e basta, mi sembra, no? Sì, nel senso che non ha una laurea indirizzata verso la sanità, ma non è neanche, a mio parere, una brava ministra della sanità. Secondo me non ne ha le capacità. Sa che è un esponente del PDL da lunghi anni, è stata la compagna di Cicchitto tanto tempo, evidentemente. Senza pensare male, senza voler dire fu cose fuori dal legittimo, gli è stata data una posizione all'interno di un ministero che noi reputiamo molto Beh, importante certo, e che centrale. secondo noi non è nelle capacità, di poter gestire appieno. Per questo pensiamo anche che oltre affiancata a lei ci sia anche qualche altra persona che ovviamente la consiglierà nelle scelte da fare o da non fare. E questo, diciamo, è un problema della politica che conosciamo ormai da troppo tempo.
Bene, siamo molto contenti che siate lì a tagliare questi cordoni ombelicali con grande fatica. Lo dico sempre anche a chi ci ascolta, a chi guarderà al netto delle posizioni pro o contro Movimento 5 Stelle. Sappiate che là dentro c'è una forza parlamentare che è l'unica forza che si sta cercando di opporre a tutta questa serie. Io li chiamo gangli, perché in ogni settore, ovunque noi ci rivolgiamo, cerchiamo di analizzare e scoperchiare il vaso di Pandora, ci rendiamo conto che ci sono queste connessioni ormai sedimentate da anni, 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 come le radici delle mangrovie, non so se avete mai visto come funzionano, che sono una rete assolutamente, veramente, non dico impossibile perché ce la faremo, però difficilissima da scardinare. Le ultime due o tre domande te le riassumo in una. Abbiamo parlato di ripristino, della sanità dal punto di vista del diritto pubblico, quindi togliere questa idea di concorrenza, concorrenzialità, del privato, gli inserimenti di queste graduatorie assolutamente vergognose che nulla fanno che far aumentare appunto delle sacche di resistenza all'interno di questa della sanità pubblica, tutti i soldi che ci sono proprio a favore di alcuni soliti noti. Dall'altra parte appunto, insomma, i farmaci, la gestione, attraverso anche la rete, di come vengono acquistati i farmaci, dei medici che devono fare le prescrizioni, che devono finire in un sistema di controllo in tempo reale per capire quanti farmaci dove vanno e da chi sono stati prescritti. Terza cosa, c'è il problema anche della liberalizzazione, per esempio, di alcuni farmaci generici nelle parafarmacie, perché essendo appunto dei farmaci che non hanno bisogno di una prescrizione medica importante, ma possono essere acquistati, penso, non so, l'aspirina, il paracetamolo, insomma, queste cose che generalmente si comprano, e questa liberalizzazione delle parafarmacie farebbe di fatto abbassare molto, il costo di questi farmaci. Vi faccio un piccolo esempio, Andrea poi potrà corroborarlo con altri elementi. La stessa, che ne so, aspirina in Italia può costare 7-8 euro, se vai in Francia, superata, 20 miglia, la trovi a 3 euro, 4 euro. Quindi molto molto meno. Semplicemente lo stesso principio attivo si chiama in due maniere diverse, viene commercializzato da una farmaceutica piuttosto che un'altra e costa il doppio, a volte anche fino a 3, 4, 5 volte lo stesso prezzo che pagano i nostri dirimpettai. Quindi ecco, per la liberalizzazione delle parafarmacie di alcuni farmaci generici, la posizione del Movimento 5 Stelle qual è e che cosa state facendo, Andrea? Ora, questa questione si muove su due binari. Il primo binario è che in Italia, nonostante gli sforzi fatti, perché questo è un merito che purtroppo, gli devo riconoscere al ministro Balduzzi precedente, di aver dato una forte spinta, alla prescrizione dei farmaci generici. Poi le lobby farmaceutiche e mediche si sono interposte a questa totale liberalizzazione, comunque sia permettendo ai medici anche di prescrivere, i farmaci brand, anche se esiste, sul mercato il farmaco generico. Noi nella legge di stabilità, questa che adesso è in discussione al Senato, abbiamo depositato un emendamento perché si ritorni completamente indietro sulla strada e se esiste un farmaco generico si prescrive e si dà al paziente il farmaco generico. Non ci deve essere alcuna possibilità da parte dei medici di poter prescrivere un farmaco di marca, brand, nel momento in cui esiste un farmaco generico. Questo succede già nei paesi anglosassoni dove l'utilizzo dei farmaci generici è intorno al 70%, noi in Italia siamo intorno al 30-40%, anzi meno del 30, in alcune parti d'Italia anche meno del 30%, ci manca ancora una buona fetta per arrivare fino a quelle percentuali, che ovviamente determinano un forte risparmio sulla spesa farmaceutica. L'altro aspetto è appunto quello delle farmacie. È un tema molto delicato perché noi, il sistema delle farmacie in Italia deve garantire, sono tutte private, ma devono garantire un servizio che è pubblico di fatto, perché sappiamo bene che in qualsiasi giorno, fosse anche Natale, noi una farmacia aperta nella nostra città la dobbiamo trovare per andare a reperire un farmaco, che ci è stato prescritto, di cui abbiamo necessità. All'interno delle grandi città, o comunque nelle città di media grandezza, la liberalizzazione dei farmaci in classe C è una cosa che dobbiamo assolutamente fare, nel senso che è evidente che se si instaura un sistema di concorrenza
tra una farmacia pura e una parafarmacia, che è magari anche a pochi metri dalla stessa, sui farmaci, da banco, i cosiddetti farmaci da banco, si innesca un sistema concorrenziale che è virtuoso e che permette ai cittadini comunque di avere di poter acquistare un farmaco a un prezzo equo e non con dei ricarichi che vanno nelle tasche, per ora solo nelle tasche delle farmacie. Generali, a totale scapito purtroppo delle parafarmacie che comunque incominciano a essere molto diramate nei territori e danno un servizio anche con una certa efficienza. Vanno tutelate però, è una cosa che ci teniamo molto da segnalare, le cosiddette farmacie rurali, cioè quelle farmacie che erogano un servizio pubblico in zone del nostro paese dove la popolazione è molto bassa, in territori poco densamente popolati, che già attualmente sopravvivono grazie a un sussidio che lo Stato gli corrisponde, perché altrimenti non riuscirebbero a mantenere aperta il loro esercizio commerciale se dovessero soltanto usufruire del giro di mercato del proprio territorio, perché appunto è minimo, e lì permettere l'apertura di una parafarmacia che vende i farmaci di classe C ed entra in concorrenza con la farmacia rurale, comporterebbe l'effettiva chiusura della farmacia perché diventerebbe un sistema assolutamente insostenibile. Quindi, e questo è un ragionamento che bisogna assolutamente fare. Abbiamo avuto molte indicazioni da parte di parafarmacisti, ma anche di farmacisti, riguardo la possibilità di liberalizzare i farmaci di classe C, con l'unico appunto di tutelare appunto questa realtà italiana che è molto importante, che comunque eroga un servizio per tutti i cittadini ed è giusto che vada tutelata. C'è un'ultima cosa che vorrei portare all'attenzione di chi ci sta seguendo in questo momento, che mi pare molto interessante. È un elemento che fa il paio con tutto quello che abbiamo detto, diciamo che riassume a grandi linee, in termini di efficienza, di trasparenza, quello che ha detto Andrea Cecconi fin qui. Ovvero una proposta da parte del Movimento 5 Stelle di una creazione di un'agenzia, credo regionale, che raccolga per esempio offerte, contratti, costi economici, di modo che non si verifichino più anche dei casi assolutamente incredibili, dove, non so, una siringa nel nord Italia o in alcune zone può costare 10 centesimi, dall'altra parte può costare fino a 5, 6, 7 euro. Cioè ci fosse un organo che in tempo reale faccia sia un controllo che cerchi di standardizzare i costi e gli investimenti per quanto riguarda la sanità, evidentemente potrebbe servire a ridurre di molto questi costi e a tenere sotto controllo anche eventuali frodi, perché sicuramente più è grande la macchina, e quella della sanità lo è e come, e più è facile che si insinui nelle fessure lasciate anche dal punto di vista legislativo, perché probabilmente ci sono anche dei problemi a livello legislativo, si infilino appunto le persone che vogliono delinquere. Mi pare un'ottima idea. Ce la commenti, Andrea, poi ti Sì, lasciamo. guarda, questa è proprio il classico modo assurdo in cui vive l'amministrazione italiana, perché per legge già attualmente esiste una centrale d'acquisti nazionale che si chiama Consip, che siamo andati a visitare, abbiamo conosciuto, è uno di quei pochi esempi, ma veramente virtuosi dell'amministrazione pubblica che vanno tutelati e che vanno fatti lavorare bene. E per legge ogni regione dovrebbe avere la sua centrale d'acquisto regionale, per cui tutti gli acquisti sanitari, ma anche non sanitari, dalla biro alla siringa all'apparecchiatura più complessa, stampante o PC, devono essere acquisite a livello regionale da una centrale regionale o direttamente dalla centrale d'acquisti nazionale. Voi dite, ma se la legge c'è, perché già non stiamo andando in quella direzione? Perché ovviamente mancano i controlli, la Corte dei Conti ancora non si è mai spinta a fare questo tipo di verifiche e attualmente in Italia abbiamo ben poco più di 30.000 centrali d'acquisto, che vuol dire che ogni comune, ogni ospedale, ogni provincia, ogni regione, ogni ente ha il suo ufficio in cui c'è il suo funzionario che si permette di fare gare d'appalto o acquistare direttamente dalla cancelleria sotto il comune o dall'azienda amica il computer o il servizio elettrico, telefonico o il gas da aziende che a lui gli piacciono di più. Ma la legge già esiste, già si deve fare così.
Il problema è che non c'è il sistema di controllo che verifica che ciò si faccia, in più esiste un sistema di politico in cui ogni amministrazione preferisce avere la sua centrale d'acquisto, perché evidentemente si capisce bene che se tu puoi acquistare le cose autonomamente, puoi anche farci la cosiddetta cresta, mentre invece se sei costretto ad acquistare una centrale d'acquisto unica che ti fa un prezzo unico, tu quella cresta non te la puoi più fare. Questo è un tema all'ordine del giorno, un tema anche molto, molto sentito. Devo dire che, nonostante sia palese che un sistema d'acquisto nazionale centrale sia l'unica strada percorribile, ci sono forze politiche o singoli esponenti politici che non vedono di buon occhio questa strada perché non ritengono che sia la strada giusta da percorrere. Però devo dire che una buona sensibilità riusciremo ad averla su questi punti principali, perché non ci pare possibile andare davanti ai propri cittadini a dire no, anche se costa di più ci teniamo i nostri punti d'acquisto. Se costa di meno e se l'efficienza è migliore, bisogna che ci teniamo la centrale d'acquisto nazionale, come succede in Francia, come succede in Spagna, come succede in Inghilterra e come mai non succede mai in Italia, dove vive il così ce l'ha chiesto l'Europa solo quando ci interessa, poi quando in Europa fanno tutti un'altra cosa, però a noi non ci importa oppure non ci conviene, non la facciamo mai. Sono abbastanza d'accordo. Gli esempi extranazionali vengono citati sempre quando fa comodo. Oggi, per esempio, purtroppo, prima di questa chiacchierata con te, per la quale ti ringraziamo, abbiamo seguito un po' dei lavori in aula, per esempio sul TAV, e ne ho sentito dire di ogni. E lì gli amici francesi, i nostri cugini d'Oltralpe, sono stati citati, secondo me, a proposito, perché abbiamo sentito invece nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, la posizione dei francesi sul TAV, che non verrà neanche presa in considerazione fino al 2030, ma questo è un altro discorso. Andrea, ti salutiamo con una piccola battuta, visto che si parla di sensibilità, lo hai appena detto, c'è Pirolla, tanta gente in chat che scrive questa cosa, bisogna andare oltre anche sulla medicina e bisognerà fare assolutamente un emendamento con tanto di chiasso per la libertà di cura, che credo abbia a che fare anche con i trattamenti compassionevoli oppure l'omeopatia. Non so bene come Certo. infilarla, integrarla, ma se vuoi fare un piccolo commento su questo, ovviamente Ma guarda, te lo noi lascio. abbiamo il nostro collega Romani al Senato che è un omeopata da tantissimi anni e quindi ha molto a cuore la questione dell'omeopatia, cosa che tra l'altro il ministro Lorenzin invece non ha per niente a cuore. Si è permessa anche di aumentare la tassazione, un tipo di tassazione sui farmaci omeopatici che gli renderà fortemente la vita difficile nel nostro paese. L'altra parte, la libertà di cura, noi ci stiamo muovendo ultimamente sulla questione delle vaccinazioni, perché ci sembra assurdo in un paese che l'unica terapia, l'unico trattamento sanitario obbligatorio sia proprio quello riservato ai vaccini. Non è assolutamente pensabile costringere una persona ad assumere un farmaco e tantomeno a vaccinarsi, anche considerando i problemi o perlomeno le questioni che si stanno sollevando. Poi esiste tutta la questione della libertà di cura, che penso che la domanda sia stata riferita alla questione delle staminali, ma anche alle questioni più recenti riguardo a quel paziente di quel cittadino che è morto davanti al Ministero dell'Economia mentre stava manifestando. Persona che noi conoscevamo anche molto bene, eravamo praticamente gli unici all'interno del tavolo di concertazione tra la loro associazione e il Ministero dell'Economia, sia la giornata di giovedì che di martedì, di mercoledì che di giovedì, proprio perché li conoscevamo da lungo tempo, e quindi non è che la cosa non ci stia a cuore, che la cosa effettivamente riscontra dei problemi anche oggettivi di esecuzione all'interno del Parlamento, soprattutto quando c'è un Ministero della Salute che nonostante tu gli dica che deve andare in una certa direzione, poi lei ti strappa le carte davanti alla faccia e fa assolutamente quello che gli pare, anche su provvedimenti che sono stati votati all'unanimità. Quindi non è soltanto un problema per noi
del Movimento 5 Stelle, ma in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di salute e quindi si trova generalmente una linea di convergenza, perché sulla salute dei cittadini, bene o male, si è tutti dalla stessa parte. Poi abbiamo un ministro dell'economia, un ministro della salute che pensa di più il portafoglio o viene indirizzato verso altre strade che nulla hanno a che fare con l'indicazione politica che gli è stata data. Bene, allora da Pescara a Roma ci è stato consegnato appunto questo portavoce, mi pare molto competente, Andrea Cecconi, Pesaro, grazie. Pesaro. Pesaro, scusa, vedi che ho sbagliato, mi Pesaro. ero scritto questa cosa, ho detto faccio all'ultimo, faccio una battuta, vabbè, insomma, comunque sei sempre sull'Adriatico da quelle parti, un po' più in giù, è più in giù, no? Pesaro, sì, direi di sì, rispetto a Pescara, non vorrei adesso aver... Pesaro è più in su. No, C'avevo Pesaro è più in su. Avevo il 50% di possibilità di 50 e sbagliare e 50. ovviamente ho sbagliato, ma non sono nato imparato in geografia. Allora, a parte gli scherzi, grazie mille ad Andrea Cecconi di essere stato con noi. Abbiamo Grazie a voi, parlato di grazie a voi. sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Buon lavoro in Commissione Sanità e che Dio ce la mandi buona, che la cosa migliore sarebbe non averne mai bisogno, ma purtroppo toccatevi pure. Prima o poi capita a tutti di avere a che fare con la sanità, quindi meglio che funzioni bene, sia trasparente, sia gestita dal pubblico, per il pubblico e non ci siano interessi dietro. Grazie ad Andrea Cecconi, a presto e buon lavoro. Ciao a tutti, buonasera, ciao.